Siete pronti? Oggi facciamo una pasta con i funghi, ma con due ingredienti un po' fuori luogo, ma che ci stanno benissimo. Allora, queste belle fettuccine di Campofilone, l'oro di Campofilone, un amico mio, me le regalate, sono buonissime. Poi, funghi porcini del Lazio, italiani, stranissimo, non si trovano più. Mentuccia, pomodorino, diceva il pomodorino che ci sta con i funghi, ci sta, ora faccio assaggiare. Poi, peperoncino, e poi guardate qua. Questa è una chicchetta, guardate che robetta, proprio roba fatta in casa. È un bel guanciale, guardate qui, vediamo un po' dentro com'è. Siete pronti? Se è bello stagiamo, senti, non si taglia. Guardate il colore, guardate il colore. Questa è roba chic, molto chic. Allora, la prima cosa che faccio qual è? Quella di utilizzare il guanciale, un po' di questo guanciale. Quindi levo la cotenna, guardate che spettacolo, mamma mia, tutto magro, dei piccoli piccoli, roba nazionale, non è qua robaccia che viene dall'estero, roba spettacolare. Questa l'ho comprata a Palestrina. Allora, guardate che meraviglia, guardate che bello sto guanciale, è fantastico. Vado, dadini così. Quindi la prima cosa che faccio, adesso lo vedrete, tagliamo a listarelline il guanciale, facciamo una pasta da ora. Quella pasta che ti proprio ti fa riprendere. Allora, padella, metto qui senza un filo di olio, senza un filo di olio, così facciamo ben rosolare tutto quanto il guanciale. Metto a una potenza media che facciamo ben sudare il guanciale. Però nel frattempo prendiamo questi pomodorini deliziosi, meravigliosi, eccezionali, e li taglio con coltello a segno, quindi così a spicchietti, guardate che belli, così appena appena rosata, quindi una sorta di, vogliamo dirlo, ci proviamo, una matriciana coi funghi porcini. Tutto questo perché oggi ho visto questi funghi stupendi e ho visto anche il guanciale che avevo in frigorifero, meraviglioso, ancora non l'ho assaggiato. Ecco qua, questo sta a posto. Guardate, pochissimo grasso, sta perdendo pochissimo grasso. Che meraviglia, che meraviglia! Adesso prendo il guanciale, bello così, che ci rimane un po' croccantino, bello. Il grasso del guanciale lo lascio lì. E adesso guardate che faccio. Guardate. Ah! Lo schiaccio un pochettino, poi i funghi meravigliosi, così li facciamo a dadini, guardate che belli bianchi, vado, metto un goccino di acqua, mamma mia che profumo. Ci sono i funghi, c'è il guanciale, aggiungo un goccino d'olio di Giorgio Franci, eccolo qua. Poi la mentuccia, mamma mia. E nel frattempo faccio così, fettuccine a go-go. Guardate qua che meraviglia. Campofilone alla grande. Aggiungiamo un po' di sale, poco poco, attenzione perché c'è il guanciale, eh. Mamma mia, che meraviglia ragazzi, che meraviglia, oggi proprio pranzo da re. Aggiungo un altro pochino di acqua, di cottura della pasta, vedete? Che meraviglia. E adesso, eccole qua, le fettuccine, ma che bontà, ma quanto è buona sta roba, guardate. No? Ma adesso le facciamo ben bene insaporire con questa salsetta. Ma state a vedere che roba spettacolare. Adesso guanciale, non ho messo il peperoncino, non mi ricordate niente, però . Allora guardate, peperoncino bello. Allora
Aspetta, voglio assaggiare un attimino se è giusto di sale. Poco poco. Poco poco. Che bontà, ragazzi. Un altro pochino d'acqua. E adesso che facciamo? Ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo? Poco poco. Ce lo mettiamo? Sì. Aspettate un attimo. Ce lo metto adesso. Io non posso non metterlo. Potete anche non metterlo voi, ma io ce lo metto. Appena appena. Oddio! Che visto? Ho fatto cascare tutto, perdonate. Qua ce la fa nera. Ragazzi. Allora, adesso la cosa più bella, guardate qua. A me gli occhi, please. Quindi in stagione semplice, 2-3 ingredienti e questo è il risultato. Mi raccomando, buon appetito e rifatela, eccezionale, buonissima, buonissima, la bontà, mazza che buona. Si funghi sono proprio buoni oggi. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.